As conflicts continue in Iraq, Ukraine, and the Gaza Strip, the Pope made an urgent appeal for peace during the Sunday Angelus, calling for leaders to stop the violence and work towards peace. In particolare, oggi il mio pensiero va a tre aree di crisi: quella medio orientale, quella irachena e quella ucraina. Vi chiedo di continuare a unirvi alla mia preghiera perché il Signore conceda alle popolazioni e alle autorità di quelle zone la saggezza e la forza necessarie per portare avanti con determinazione il cammino della pace. With thousands of people out in the square, the Pope also addressed the suffering children face in these bloody conflicts. Fratelli e sorelle, mai la guerra, mai la guerra. Penso soprattutto ai bambini, ai quali si toglie la speranza di una vita degna, di un futuro. Bambini morti, bambini feriti, bambini mutilati, bambini orfani, bambini che hanno come giocattoli residui bellici, bambini che non sanno sorridere. Fermatevi, per favore. Vi lo chiedo con tutto il cuore. È l'ora di fermarsi. Fermatevi, per favore. And since July 28th marks 100 years since the start of World War I, the Pope asks that people look back at history so they don't make the same mistakes. Mentre ricordiamo questo tragico evento, auspico che non si ripetano gli sbagli del passato, ma si tengano presenti le lezioni della storia, facendo sempre prevalere le ragioni della pace mediante un dialogo paziente e coraggioso. Precisely to mark 100 years since World War I, Pope Francis also talked about Benedict XV, who at the time was pontiff. He wrote his first encyclical on peace, promoting the need for dialogue and a ceasefire among the countries in conflict.